Buongiorno a tutti, oggi parliamo di supplenze, supplenze che nella scuola quest'anno sono state annunciate come più fluide, meno problematiche, ma a distanza di un mese dall'inizio dell'anno scolastico continuano a creare problemi. Una delle realtà più problematiche a livello nazionale è sicuramente il Lazio, è notizia di questi giorni della mancata copertura di oltre 3.000 cattedre e vi sono problemi soprattutto per quanto riguarda determinate categorie di insegnanti, ma anche vi sono dei diciamo stati di diversi disguidi riguardo le nomine. Noi adesso ci accingiamo a intervistare una insegnante della scuola del primo ciclo, la quale preferisce non essere pubblicamente come dire vista a livello di opinione pubblica e preferisce appunto rimanere nell'anonimato, però la sua testimonianza reputiamo sia molto molto importante. Qual è il problema? In due parole, il problema è che molti insegnanti hanno subito praticamente una situazione di mancata convocazione e si sono ritrovati e scavalcati da colleghi che stavano nelle retrovie, nelle graduatorie. E poi vi sono problemi di convocazioni su cattedre fantasma che spesso non risultano, un eccesso di richiesta di assegnazione anche di colleghi, di docenti con i possessori della legge 104 dei benefici e anche addirittura docenti che si ritrovano dopo aver preso la laurea, aver acquisito la laurea e senza la possibilità di insegnare. È il caso della nostra ospite. Buongiorno, collega. Buongiorno a tutti. Sì, appunto, no, noi volevamo capire cosa è successo. Nel Lazio, ripeto, c'è una situazione particolarmente disagevole, mancano tanti insegnanti oggi che siamo nella prima decade di ottobre, ma vi sono stati anche molti disguidi. So che vi siete anche rivolti all'Ufficio Scolastico Regionale, all'USP, ma ad oggi la situazione non si è risolta. Ci puoi illustrare qual è il problema? Certo, buongiorno a tutti. La problematica che si è creata riguarda soprattutto l'ufficio regionale, il quale non ci ha permesso di capire come mai i nostri nomi fossero scomparsi dalle graduatorie di prima fascia. Noi all'interno di queste graduatorie, soprattutto nelle GPS, siamo presenti. Ma nelle graduatorie di istituto, cioè le graduatorie su cui le scuole basano le nomine, non siamo purtroppo presenti. Ma l'errore ancora più grave di questa mancanza è che molte insegnanti che non sono ancora laureate o che stanno per laurearsi possono, in alcuni casi, lavorare al nostro posto. Questo errore è stato molto significativo perché ormai siamo nel mese di ottobre e non c'è stata ancora nessuna risposta, non sono state ascoltate le nostre lamentele. E speriamo presto che tutto si possa risolvere perché sia l'ufficio regionale che il MIUR non hanno saputo dare una spiegazione a quanto è successo. Ma quindi il problema è stato quello della collocazione all'interno delle GPS con una nuova, diciamo, fascia di inserimento e questo dovrebbe aver comportato un cambiamento nelle graduatorie di istituto che però non è stato apportato tale cambiamento, sembra di capire. Esatto, noi l'anno scorso appartenevamo a un'altra fascia perché non laureate, ma io e moltissime altre colleghe che finalmente dopo la tanto attesa laurea, ricordiamo che è una laurea magistrale a ciclo unico, che ci permette di arrivare alla prima fascia, quindi essere introdotti in graduatoria ad un livello più alto, non possiamo adesso esercitare il nostro insegnamento o comunque partecipare all'attività scolastica perché non siamo presenti nelle famose graduatorie di istituto. Siete certe che colleghi con meno punteggio, addirittura non laureati, hanno acquisito la possibilità di lavorare con una supplenza annuale?
Sì, perché sono stati chiamati ed è stato proposto appunto di lavorare non, ovviamente in alcune scuole che nel momento in cui sono state chiamate da invece noi vere insegnanti che appartengono alla prima fascia, non hanno trovato addirittura il nostro nome nell'elenco. Quindi nel momento in cui noi abbiamo chiesto e richiesto la motivazione, neanche i singoli uffici scolastici hanno saputo darci una risposta. E voi che risposta vi siete dati? Noi ci siamo dati la risposta che l'errore più grande è partito dalla piattaforma SIDI, che è l'unica piattaforma di cui le scuole possono chiamare della graduatoria di istituto. Questa piattaforma SIDI è usata anche per le GPS. Evidentemente c'è stato un problema in questa piattaforma, adesso io non so esattamente i tecnicismi di quanto sia accaduto, ma è sconvolgente che al giorno d'oggi non si sia ancora riusciti a trovare una soluzione, o comunque non si sia riusciti, diciamo in modo cartaceo a questo punto, a riconsegnare la prima fascia a chi ne ha diritto e successivamente le altre fasce a chi ne ha lo stesso. Certo, paradossalmente sembrerebbe che il sistema dell'algoritmo che automaticamente avrebbe dovuto assicurare un inserimento a pettine all'interno della graduatoria d'istituto, in questo caso prima fascia, delle varie scuole su cui voi, a qua, alle quali voi avete aderito, invece non si è andato a realizzare. No, assolutamente, proprio questo è il problema. E noi chiediamo di essere aiutate nell'essere rindirizzate nel nostro posto in cui dovremmo essere in graduatoria di istituto. L'unica possibilità che ci è rimasta da quando abbiamo capito questa problematica all'interno del sistema è stata la messa a disposizione, la famosissima MAD, con la quale abbiamo potuto inviare alle scuole la nostra presenza, seppur anche le scuole hanno ricevuto una MAD come che ha avuto lo stesso valore di una madre di una persona appartenente a una fascia diversa dalla nostra, quindi ovviamente una fascia inferiore, perché noi non risultiamo sull'elenco, ma risultiamo solo nelle GPS che sono già state concluse. Quindi al momento voi o siete disoccupate o state lavorando su supplenze temporanee, mi sembra di capire. Purtroppo sì, adesso stanno iniziando le primissime supplenze temporanee perché le scuole si trovano scoperte, non ci sono abbastanza insegnanti e spesso gli insegnanti che sono di ruolo si trovano a fare più ore di quanto richiesto. Ok, quindi dovrebbero comunque ancora convocarvi, cioè su tutti i posti vacanti e su tutte le cattedre ancora appunto non coperte. Ci sono ancora delle speranze se dovesse l'amministrazione reinserirvi nella graduatoria, mi sembra di capire. Sì, se diciamo si riportasse l'ordine e tutto fosse stato fatto fin dall'inizio con il buon senso, cioè la capacità di dare a ogni persona il giusto livello di qualificazione, si potrebbe tutto mettere in ordine come. Fattori. Ricordiamo che il danno per un docente che non lavora è notevole, un docente precario, non oltre la mancata acquisizione stipendiale e soprattutto dell'anno di lavoro perso. Ricordiamo che per ogni mese fino a 6 mesi di servizio si acquisiscono 12 punti l'anno che diventano fondamentali ai fini poi del rinnovo delle graduatorie successive e della eventuale, come noi vi auguriamo, immissione in ruolo. Un'ultima domanda, vi siete rivolti anche a sindacati, a legali? Come vi siete mosse? Sì, non sono l'unica insegnante e quindi abbiamo cercato di capire la situazione anche a un livello più regionale di quanto fosse successo. Riscontrando diversi casi di questo fatto, abbiamo creato una sorta di gruppo dove ci siamo rivolti poi ad un sindacato per chiedere motivazioni su quanto successo, ma per il momento non abbiamo avuto una risposta chiara e pronta dai sindacati, quindi attendiamo anche da quel punto di vista. Speriamo che o il tempo o comunque i sindacati ci aiutino a migliorare la situazione. Bene, noi la ringraziamo, vi diamo un forte in bocca al lupo e insomma siamo convinti che l'amministrazione farà di tutto
per risolvere questo caso spinoso e speriamo che veramente sia l'ultima volta, anche perché c'era stato un impegno a livello anche di Ministero, di Ministro dell'Istruzione nel sistemare queste questioni annose che da sempre, purtroppo da decenni, caratterizzano l'inizio dell'anno scolastico e che invece si sono venute di nuovo a ripresentare in maniera come dire, antipatica e anche davvero sgradevole per chi poi subisce questo tipo di disservizio. Grazie ancora, grazie ai nostri lettori che hanno avuto l'opportunità di vedere questa intervista video sulla tecnica della scuola. Arrivederci.